La ricetta della mia mousse super furba, velocissima da preparare e in questo caso decorata per Pasqua. Vi piacciono i miei coniglietti? Per prima cosa dobbiamo sciogliere il cioccolato bianco, dopodiché prendiamo un cucchiaino e sopra un foglio di carta a forno creiamo le orecchie del nostro coniglietto e mettiamo in frigo. Coloriamo una piccola parte del cioccolato bianco con del colorante alimentare, prendiamo le orecchie dei conigli che si sono raffreddate e facciamo anche la parte rosa al centro, potete farla anche con il cioccolato nero. Intanto qui ho del succo di limone e del succo di fragola che vado ad addolcire con un pochino di zucchero a velo, la quantità la scegliete voi. Prendiamo della panna e la montiamo bene bene. Una volta che la panna è montata, aggiungiamo il nostro succo di frutta e praticamente la mousse è pronta. Se non è abbastanza dolce, fate sempre in tempo ad aggiungere un cucchiaino in più di zucchero a velo. Ora prendiamo due bustine oppure una sac à poche e mettiamo all'interno la nostra mousse. Tagliamo la punta così. E all'interno di un bicchiere andremo a formare i nostri strati di mousse. Mettiamo sul fondo un biscotto sbriciolato. E iniziamo dalla mousse di fragola. Mousse di fragola e dopodiché mousse al limone. Facciamo tanti strati. L'ultimo strato deve essere quello con la mousse al limone, perché deve essere bianco per il nostro coniglietto, insomma. Livelliamo tutto quanto con l'aiuto di un coltellino, in questo modo. Prendiamo le orecchie di cioccolato e decoriamo la nostra mousse. Già così è bellissima e molto elegante. Però se volete una versione un po' più infantile, diciamo, potete creare una faccina con il cioccolato fuso sopra la vostra mousse. Se questa ricetta vi è piaciuta lasciate un mi piace, se la provate lasciate un commento qua oppure sul sito www.ricettedigabri.it. Grazie per aver visto il video e alla prossima, ciao ciao!